Oggi leggeremo la lettera di Giuseppe Tartini alla signora Maddalena Lombardini. Una, una lettera del 1760. E, questa lettera è stata scritta in forma privata, ma è stata poi pubblicata dieci anni dopo. A Venezia nel 1770, quando Tartini era già morto, come lettera del defunto signor Giuseppe Tartini alla signora Maddalena Lombardini. Quando eh, Tartini incontra eh, la Lombardini, lui aveva 68 anni. Lei ne aveva 14 e, e lui era celebrato come il maestro delle nazioni. Questo nome gli veniva anche dalla scuola che aveva fondato: la scuola delle nazioni, ed era però un nome che si riferiva anche alla sua vocazione, diciamo, di creare uno stile violinistico eh, europeo. E, Tartini era un maestro per vocazione, era un metodico per vocazione e soprattutto aveva un'impostazione molto scientifica. Ammesso che applicare questa categoria ad un, ad un musicista dell'epoca abbia senso, ma è, diciamo molto molto sistematico. La prova ne sono i suoi due grandi trattati, il Trattato di musica secondo la vera scienza dell'armonia del 54 e la dissertazione sui principi dell'armonia musicale contenuta nel Diatonico genere del 1767. Sono trattati pieni di calcoli, di numeri, di proporzioni e di dimostrazioni. Dicevo che eh, l'incontro con la Maddalena Lombardini avviene nel 59 quando lei ha 14 anni, ehm, lei era ospite in un orfanotrofio eh, a Venezia, eh, il famoso ospedale dei mendicanti dove tanti, eh, tanti ospiti studiavano musica anche con grandi maestri, appunto la Lombardini ne è un esempio, e eh, Tartini si accorge subito di avere a che fare con un grande talento. E, um, si opera subito per aiutare questa ragazza a trovare dei contatti nel mondo della musica a trovare marito perché trovare marito era per una eh, per una ospite di un orfanotrofio era l'unico modo per uscirne ehm, in età diciamo non maggiorenne e il, il tentativo di tartini non va a buon successo ma comunque eh, Qualche tempo dopo Maddalena riesce lo stesso a eh, trovare un importante marito eh, che è Ludovico Sierman eh, e a quel punto lei acquisisce il nome di Maddalena Lombardini Sierman eh, con cui diventò una nota compositrice, acquistò una certa celebrità in tutta Europa, fu pubblicata, eseguita. Ehm, allora, il, il valore di questa lettera eh, di Tartini, una brevissima lettera Sta proprio nella brevità, nella concisione, ma anche nella estrema capacità di sintesi nell'elencare eh, tutte quelle caratteristiche che secondo Tartini, que, que, quelle doti, quelle caratteristiche, quegli esercizi da praticare che secondo Tartini sono essenziali eh, nella vita di un violinista. Procedo senz'altro con la lettura. Signora Maddalena, mia stimatissima. Padova, 5 marzo 1760 Finalmente, quando a Dio è piaciuto, mi sono sbrigato da quella grave occupazione che fin qui mi ha impedito di mantenerle la mia promessa, sebbene anche troppo mi stava al cuore, perché di fatto mi affliggeva la mancanza di tempo. Incominciamo dunque col nome di Dio per lettera. E se quanto qui espongo ella non intende abbastanza, mi scriva e dimandi spiegazione di tutto ciò che non intende. Il di esercizio e studio principale deve essere l'arco in genere, così che ella se ne faccia padrona assoluta a qualunque uso o sonabile o cantabile. Primo studio deve essere l'appoggio dell'arco sulla corda, siffattamente sì leggero che il primo principio della voce che si cava sia come un fiato e non come una percossa sulla corda. Consiste in leggerezza di polso e in proseguire subito l'arcata dopo l'appoggio, rinforzandola quanto si vuole, perché dopo l'appoggio leggero non vi è più pericolo di asprezza e crudezza. Di questo appoggio così leggero ella deve farsi padrona in qualunque sito dell'arco, sia in mezzo sia negli estremi, e deve esserne padrona con l'arcata in su e con l'arcata in giù. Per far tutta la fatica in una sola volta si incomincia dalla messa di voce sopra una corda vuota, per esempio sopra la seconda, che è alla Mire. Si incomincia dal pianissimo, crescendo sempre a poco alla volta sinché si arriva al fortissimo, e questo studio deve farsi egualmente con l'arcata in giù e con l'arcata in su. Ella incominci subito questo studio e vi spenda almeno un'ora al giorno, ma interrotta, un poco la mattina, un poco la sera. E si ricordi bene che questo è lo studio più importante e più difficile di tutti. Quando sarà padrona di questo, le sarà allora facile la messa di voce, che incomincia dal pianissimo, va al fortissimo e torna al pianissimo nella stessa arcata. Le sarà facile e sicuro l'ottimo appoggio dell'arco alla corda, e potrà fare col suo arco tutto quello che vuole. Per acquistare poi questa leggerezza di polso, da cui viene la velocità dell'arco, sarà cosa ottima che suoni ogni giorno qualche fuga del Corelli, tutta di semicrome. E queste fughe sono tre nell'opera quinta a violino solo. Anzi, la prima è nella prima sonata per DI LA SOL RE. Ella, a poco alla volta, deve suonarle, sempre più presto, sinché arrivi a suonarle con quella tal velocità che le sia più possibile. Ma bisogna avvertire due cose. Prima di suonarle con l'arco distaccato, cioè granite, e con un poco di vacuo tra una nota e l'altra. Sono scritte nel modo seguente, ma si devono suonare come fossero scritte così. Seconda di suonarle in punta di arco nel principio di questo studio, ma poi, quando è padrona di farle bene in punta di arco, allora incominci a farle non più in punta. Ma con quella parte di arco che è tra la punta e il mezzo dell'arco. E quando sarà padrona anche di questo sito dell'arco, allora le studi nello stesso modo in mezzo dell'arco. E soprattutto in questi studi si arricordi di incominciare le fughe, ora con l'arcata in giù, ora con l'arcata in su, e si guardi dall'incominciare sempre per l'in giù. Per acquistare questa leggerezza d'arco, giova infinitamente il saltare una corda di mezzo e studiare fughe di semicrome fatte in questo modo. Di queste ella se ne può fare a capriccio quante vuole, e per qualunque tuono, e veramente sono utili e necessarie. Rispetto poi alla mano del manico, una cosa sola le raccomando di studiare, la quale basta per tutte ed è questa. Prende qualunque parte di violino, o primo o secondo, sia di concerto, sia di qualche messa, o salmo, ogni cosa serve. Ponga la mano non a suo luogo, ma a mezza smanicatura, cioè col primo dito in G-Sol-Re-Ut sul cantino, e tenendo sempre la mano in tale smanicatura, suoni tutta quella parte del violino, non muovendo mai la mano da quel sito, se non che, o quando dovrà toccare la mi-Re sulla quarta corda, o dovrà toccare della sol re sul cantino. Ma poi torni con la mano alla stessa smanicatura di prima, né mai al luogo naturale. Ella faccia questo studio sinché è sicura affatto fatto di suonare qualunque parte del violino, non obbligato a soli, a prima vista. Allora tiri innanzi la sua smanicatura in Alamirè, la mire, col primo dito sul cantino, e faccia in questa seconda smanicatura lo stesso, stessissimo studio fatto sulla prima. Divenuta sicura anche di questa, passi alla terza smanicatura, col primo dito in bi mi sul cantino, e se ne assicuri nello stesso modo. Assicurata, passi alla quarta col primo inciso al faute sul cantino. E insomma, questa è una scala di smanicature di cui, quando essa se ne sia fatta padrona, può dire di essere padrona del manico. Questo studio è necessario e glielo raccomando. Passo al terzo che è il trillo. Io da lei lo voglio tardo, mediocre e presto. Cioè, battuto adagio, mediocremente e prestamente. E in pratica si ha vero bisogno di questi trilli differenti, non essendo vero che lo stesso trillo che serve per un grave debba essere lo stesso trillo che serve per un allegro. Per far due studi in una volta con una sola fatica, ella incominci sopra una corda vuota, sia la seconda, sia il cantino, che è tutt'uno un'arcata sostenuta come una messa di voce, e incominci il trillo ad agio e a poco alla volta, per gradi insensibili, lo vada riducendo al presto, come vede qui nell'esempio. Ma ella non i sia a rigore su questo esempio, in cui dalle semicrome tra le semicrome e le biscrome vi siano altre note in mezzo che vagliano la metà, eccetera. No, questo sarebbe salto e non grado. Ma ella si immagini che tra le semicrome e le biscrome vi siano altre note in mezzo che vagliano meno delle semicrome e più delle biscrome ma che partendosi dalle semicrome siano di valore prossimo alle semicrome e, secondo che vanno innanzi, sempre più vadano avvicinandosi al valore delle biscrome, sinché arrivano ad essere vere biscrome, e così a proporzione tra le biscrome e le successive che vagliano la metà. Questo studio lo faccia con assiduità e attenzione e assolutamente lo incominci sopra una corda vuota, perché se ella arriverà a farlo bene sopra una corda vuota, molto meglio lo farà col secondo, col terzo dito e anche col quarto, su cui bisogna fare esercizio particolare, perché è il più picciolo dei suoi fratelli. Null'altro per ora le propongo da studiare, ma questo basta e avanza, quando ella voglia dir da senno per la sua parte, come io le dico per parte mia. Mi risponderà, se ha ben inteso quanto qui le ho proposto. E intanto, rassegnandole i miei rispetti, come la prego di far per mia parte alla signora Priora, alle signora Teresa e Chiara, tutte mie padrone, mi confermo sempre più di Vossignoria Signoria molto illustre, devotissimo, affettuosissimo servitore, Giuseppe Tartini. <totipo>